Krista? Everything okay? Oh, me! No, dimmi che non è morto. Hold on. Is he dead? Krista, don't! No, stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! No! Sei ancora vivo? Hey. Back already? Bella! Good. Feel like I could use some. Where's Ben? He didn't make it. What happened? Dumb son of a bitch nearly got us all killed. Lee stepped up and did what he had to. That's what happened. Thanks a lot. You did the right thing. Trust me. She'll understand. Man, I hope so. I'm gonna go start work on the boat. Okay. With a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours. È troppo emozionale questo gioco. Thanks, Doc. Yes. Thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Listen, about what happened to Rio. Don't beat yourself. Mi dispiace se non sto parlando molto, ma you want to know the worst part? What? I don't feel much. Mi ha distrutto. Shouldn't I be broken up over what happened to him? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now. We'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. With this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands, take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise. That's what you want for her, isn't it? Be safe. You're coming at me with a lot here, Vernon. I need to think it over. Of course, take your time. But I want you to think about some things. You chose to let that boy die back in Crawford. I gotta wonder about the morality of the kind of man who would do something like that. I got to wonder what kind of parent you'd be. Somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Non vuoi venire con noi? So that's it? After all we've been through, you're just gonna leave? Yeah, I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford, and I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on goodbyes. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. Adesso. She reminds me of me. Ho un minuto di telecamera.
devo stoppare un attimo, mi dispiace. Eccomi. Volevo solo precisare che ho lasciato andare Ben più, credo, per la situazione in cui mi trovavo e anche per il fatto che ho pensato ci sono 5 persone per forza sulla barca e siccome è un gioco sicuramente sono solo 5 persone. Io, Clementine, Kenny, Krista e Omid. Ora che Molly non c'è e so che gli altri non vengono, siamo perfetti, direi. In ogni caso avrei scelto di lasciare lui. Quindi alla fine credo che sia stata la cosa migliore. E non so neanche che conseguenze avrebbe avuto riportarlo su, non so neanche se ci sarei riuscito, perché lo tenevo per un polso, ma cazzo, fai tirare su una persona per un polso. Beh, in ogni caso, che prendo. Kenny's working on the boat. I know. What mi dispiace, Felix. After he fixes it, where will we go? Un altro posto faccio almeno schifo. What happened to Ben? What did Kenny mean when he said you did what you had to? Tried to save him, but Ben didn't want me to. What do you mean? What Ben did was very brave. He knew we were running out of time, and that saving him might put everyone else in danger. So he told me to leave him behind so the rest of us could get away. I know that's difficult to understand. I understand. You do? Yeah, he thought about other people before he thought about himself. My mom always told me that's what makes a good person. Well, she was right. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Mi spiace davvero tanto che non sto parlando, ma vi ripeto che sono abbastanza. No, dai. Estendi. Alla fine se erano Crawford sono morti. E se non erano Crawford non sono qua. Non è ancora finito questo capitolo? Quanto cazzo è lungo? No. Ehi. Ehi. Calma. No. Clementine! No, Dan, non è mica scappato. Oddio. Spero che non se ne sia andata. L'ha buttato? L'ha buttato. Prendila. Credo che questo sia un po' il finale come l'altra volta. Porca puttana! Muoresi, stronzo!
Madonna mia, che cazzo di spavento che ho preso. Perché si nascondono nei buchi? No. No. Safe. Lee, where's Clementine? She's non not in her room. Credo. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's a walker's. Fucker jumped me from behind. So where's Clementine? Clementine's gone. I found her hat and her radio on the ground out here. That's all I found. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Clint may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Non lo so. Non. Lee, I'm sorry. We can't. Cazzo. It's too risky for us. Krista, come on. I know, but Lee's asking us to put our trust in him, and that's just too hard for me. I hope you understand. I really am sorry. I hope you find her, but you're gonna have to do it without us. I guess you gotta do what you gotta do. Lee, man, you know I care about Clementine, and I am a Christian man. Keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Sì, cazzo. You ain't there. Solo perché sono a testa di cazzo. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. Hell, in the end, family's all that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. All right, I'm in. Guess it's yes. Just you and me. We should go find Vernon. See if he's there. What about the boat? We can take care of it. Get it out of the water. How long do you want us to wait for you? If we're not back by nightfall, we're not coming back at all. Get the boat out onto open water and don't look back. Good luck. That's. Non ci credo che l'hanno morso. Dove cazzo siamo? Ah, le fogne l'hanno presa loro. Non è impossibile, vero? Cazzo. Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. No, sono solo più andati. Cazzo potrebbe essere allora? Oh cazzo! Non mi chiama? Da cosa sono attirati? Qualcuno ha fatto una stronzata, mi sa. Ah, non sta venendo qua? Oddio! Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony,
Motherfucker. Cosa? Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. È quello che ci siamo chiamati all'inizio. Ma perché sei così stronzo? Cazzo, se odio i finali! Mamma mia. Bellissimo questo capitolo, bellissimo. E so che non sto prendendo davvero forse anche un po' troppo con la storia, ma giocatelo e mi capirete assolutamente. Il ragazzo della soffitta l'ho ucciso io perché non mi fido ancora troppo di Kenny, ma in realtà credo che sia davvero una brava persona. Però penso di avere solo una pistola e credo che, cioè, ovviamente tutti pensano che sono la persona più adatta a tenere una pistola, siccome mi fido di me stesso, ma gli altri non tanto. Hai mentito a Vernon o l'hai minacciato? Allora, sono stato razionale e onesto. Bene. Hai portato Clementine? Sì. Hai lasciato morire Ben? Io credo che sia per il fatto che l'abbia voluto lui, perché era veramente, cioè, non ce la sa più a tenere quel segreto, l'ha dovuto dire, non so quando sarebbe riuscito a vivere così. E in più probabilmente che ne avrebbe ammazzato di botte, però forse era da salvare. Anche perché adesso, come adesso, ci sono quattro persone. Sicuramente io non salgo sulla barca. Hai mostrato il morso agli altri? Qui viene fuori un po' la parte più timida, che vuole assolutamente salvarsi, ma dovevo capire che ormai ero morto, avrei fatto bene invece a mostrarglielo. Avrei dovuto salvare Ben e mostrare il morso. Così sarebbero andati Omid, Krista, Ben, Kenny e Clementine. E sarebbero tutti vivi. Wow, Kenny è quello che mi accompagna di più. Questo non l'ho mai visto. Davvero bellissimo. Anche se questa volta non c'è stata la parte del prossimo episodio. Insomma, quello che ho detto, cioè quello che penso l'ho già detto. In più sono qui da molto troppo tempo di quanto dovrei essere qua, quindi vi saluto, ditemi cosa ne pensate. Io penso che sia uno dei giochi più fantastici che ci siano, e forse sono anche un po' troppo emozionale io, e probabilmente sono fatto apposta per prendere scelte sbagliate, ma vabbè. In ogni caso, lasciatemi piacere, iscrivetevi se vi è piaciuta, se la puntata vi è lasciate un mi piace, iscrivetevi se la puntata vi è piaciuta, e da Eric, ciao ciao.